Io mi ricordo la Provisa, dove gli ultimi campi non più coltivati, che erano già possesso di chi seguiva i profitti dell'espansione urbana, e quindi c'erano questi campi abbandonati. E lì l'operari, in dialetto milanese, tornava dalla fabbrica e prima ancora di salire in casa andava nel suo pezzetto di orto e quindi continuava la sua vita contadina. E ricordo che un personaggio del calcio, madonna mia, Rivera, vi ricordate il campione Rivera, no? Diceva: mio papà era così, e non si dimenticava, con una verdura, no? Di portare un fiore alla mamma. Allora, come dire, questo tocco di grazia nel portare il fiore alla moglie, non vi ricorda forse il vostro concittadino Virgilio in quel magnifico brano dove parla di un vecchio che non aveva che pochi ruggeri di terra abbandonata, eppure era il primo a cogliere il fiore a primavera. Bene, il papà di Rivera era Virgilio. Che differenza c'è? Solo che Virgilio l'ha raccontato, l'altro lo ha fatto. Ma ecco che il figlio lo racconterà a suo nipote e via di seguito. Io spero che anche voi vi ricordiate del fiore della mamma di Rivera.